Buonasera, buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Entriamo nel vivo con questa sesta conferenza, torniamo nel vivo degli argomenti trattati nella mostra nella centrale idrodinamica. Do il benvenuto naturalmente al curatore, a uno dei curatori della mostra, Sergio Vatta, che parlerà della grafica pubblicitaria delle arti decorative tra Trieste e Vienna prima della Grande Guerra. Questa mattina al Museo Revoltella, dove abbiamo inaugurato un nuovo allestimento, così sono stato oggetto di qualche piccola provocazione e mi piace lanciarne un'altra, se Sergio me lo permette naturalmente. E mi piacerebbe che Sergio potesse riuscire a spiegarci e illuminarci in qualche maniera su un aspetto che mi ha colpito molto nella costruzione di questa mostra e credo possa colpire tutti quelli che la visitano, ovvero la quantità di rappresentazioni, la necessità continua di autorappresentarsi e di presentarsi e di mostrarsi che ha attraversato la vita, che è presente in tutta la vita di questa grande impresa che è stata ed è il Lloyd Triestino. Dalle rappresentazioni pubblicitarie a quelle a quelle più specificamente costruttive, però c'è questo tema trasversale che ha attraversato tutta quanta la vita e che si vede, si può percepire nettamente. Ecco, questo mi piacerebbe, così la lancio come piccolo argomento, se possibile. Ringrazio naturalmente l'Associazione Culturale Italian Liners che ha organizzato questa serie di conferenze con il Comune e passo la parola a Michela Messina che introdurrà il tema. Grazie. Buonasera a tutti, vi ringrazio per la presenza, ringrazio l'assessore, ringrazio Sergio Vatta di avermi chiesto di presentarlo e sono molto felice perché è un amico ma anche uno studioso che stimo molto e che ho avuto modo di conoscere quando ho cominciato a lavorare ai Civici Musei, ormai parliamo del 2000-2001. Infatti Sergio è uno studioso di lungo corso, la sua folgorazione nei confronti dell'arte di Triestina del primo Novecento è avvenuta nel 1982, quando... 89 la mostra della Pittoni? 80... Sì, ma quando... Ma quella mostra dopo la morte, quando hanno disperso il patrimonio. Ecco, nell'82... quando appunto all'indomani della morte di Anita Pittoni venne disperso parzialmente il patrimonio artistico di questa fondamentale esponente dell'arte triestina, Sergio ebbe modo di visitare la mostra e di apprezzare e capire, uno tra i primi, la grande portata di quest'artista. Da quel momento in poi si è occupato attivamente di Anita, è sicuramente uno dei primi che ne ha rivendicato fortemente la figura di pittrice, non solamente di artigiana, di tessile e non solamente editrice, che sono forse le sue attività per le quali è maggiormente conosciuta. E appunto ha portato avanti questa sua crociata per Anita Pittrice anche alla mostra del 1999 e più di recente ancora in occasione della pubblicazione del diario di Anita Pittoni e anche in occasione del convegno tenuto nel trentennale della scomparsa nel 2012. E contestualmente iniziava la sua attività anche di studio dell'attività grafica del Lloyd Triestino che si è concretizzata nella sua tesi di laurea relativa alla rivista appunto del Lloyd sul mare che è poi confluita in una pubblicazione della casa editrice Lindt e questa pubblicazione della rivista sul mare si è dimostrata un osservatorio privilegiato sull'arte
e sull'attività artistica di molti pittori triestini, che dimostra come la loro attività tra il 25 e il 44 sono gli anni in cui si esplica, se non mi sbaglio, l'attività della rivista, dimostri come l'arte triestina sia aperta a livello europeo e assolutamente inserita in questo contesto molto più moderno anche rispetto ad altre scuole italiane forse più note come quella milanese. E altre passioni e quindi oggetti di studio dell'attività di Sergio, sempre tangenti ma sempre nuove, sono quelle relative al pittore Vittorio Bolaffio, riguardo al quale nel 2011 è stata curata una mostra presso la Biblioteca Statale Isontina di Gorizia e poi presso il Museo Revoltella di Trieste, durante la quale proponeva la ricostruzione della fondamentale opera di questo pittore, ovvero Il Polittico del Porto, un'opera per la quale si spese per tutta la vita ma che non riuscì a portare a termine, di cui alcuni elementi si conservano in collezioni private e in collezioni pubbliche come il Museo Revoltella. E un'altra, che il nostro Sergio è molto poliedrico, un altro filone di ricerca che secondo me è molto stimolante e andrebbe approfondito ancora di più è quello delle attività delle artiste triestine. I pittori non ci sono soltanto gli uomini, ci sono anche le donne, e Trieste è molto feconda da questo punto di vista. Al di là di Anita Pittoni, io devo a Sergio la scoperta di Maria Lupieri, che è una grandissima artista triestina, coetanea della Pittoni, attiva fra Trieste e Milano, e poi non dimentichiamo un'altra artista come era Erma Bossi, che è nata a Pola ma cresciuta e formatasi a Trieste, si recò a Monaco e lì entrò in contatto con l'ambiente di Kandinsky, e appunto l'attività, la ricerca di scoperta da parte di Sergio Vatta su Erma Bossi l'ha portato a collaborare ad una mostra a Murnau nei pressi di Monaco dedicata appunto a questa artista triestina. Quindi volevo appunto specificare la portata degli studi del nostro relatore di oggi. Gli lascio la parola e vi ringrazio. Grazie. Buonasera a tutti, ovviamente grazie a tutti di essere venuti così numerosi, per fortuna si è aperto e splende il sole, grazie agli amici e grazie a tutti quanti voi. Devo ovviamente ringraziare chi ha reso possibile questo incontro, l'autorità portuale, il Comune di Trieste, e la Trieste Trasporti e ovviamente Italian Liners, che sono gli organizzatori e quelli più addentro, quelli che sono in prima linea per organizzare questi convegni. E grazie a tutti voi e un ringraziamento speciale a mia sorella Barbara, che sarà l'autrice di questo PowerPoint, questo documento eccezionale dal punto di vista grafico, perché ho una sorella molto brava e mi dà una mano. E un'altra breve premessa, le immagini che vedrete, è stato anticipato un po' anche dal giornale questa mattina, le immagini e le notizie che vedrete sono in grandissima parte inedite, sono frutto di studi originali, mai in qualche modo mai intrapresi prima, sarà sempre un mistero per me scoprire perché non si sia mai studiato prima, perché non si siano mai indagate queste vicende, ma da un certo punto di vista a me va bene così, perché posso farle scoprire e farle conoscere per primo. E quindi sappiate che molte di queste immagini sono dovute anche alla cortesia e alla disponibilità dei collezionisti privati, molti di Trieste, che si sono spesi in maniera ammirevole e che ringrazio ancora. Molte di queste immagini fanno riferimento ad opere, come diceva prima l'assessore, che sono esposte alla mostra della centrale idrodinamica. Sono esposte per la prima volta un grosso numero di bozzetti, un grosso numero di materiali pubblicitari d'epoca, di prima e fra le due guerre, in una quantità, in una cornice e in un contesto che non è mai stato proposto prima, penso nemmeno a livello nazionale. Questa è una materia abbastanza trascurata, ovvero la grafica pubblicitaria ed editoriale, ed è la prima volta che questo materiale viene esposto appunto in questa maniera. La tesi che proverò a dimostrare questa sera è come una grande azienda triestina, quale il Lloyd austriaco dell'epoca,
abbia intrecciato i suoi destini con un numero rilevante di artisti austriaci, per la gran parte viennesi, e in buona parte anche attivi soci e sodali della secessione viennese. Alcuni di loro hanno partecipato e hanno collaborato con un'altra prestigiosa associazione culturale e impresa di realizzazione di oggetti di artigianato artistico e di arte decorativa, che fu la Wiener Werkstätte. Sono nomi che ricorrono nella storia dell'arte ai massimi livelli. Quindi la tesi che volevo farvi, di cui volevo rendervi partecipi, è la tesi secondo la quale in questa città non siamo stati sempre alla retroguardia. In molte occasioni ci siamo trovati veramente in prima linea e a collaborare con organizzazioni, con associazioni culturali ai massimi livelli europei. Iniziamo con un'immagine che sembra assolutamente fuori luogo. Questo è un pieghevole del 1979, un pieghevole pubblicitario che molti di voi forse riconosceranno e ricorderanno, e pubblicizza i servizi della motonave di Onea, una piccola imbarcazione di nemmeno 500 tonnellate, armata nel 79 però dal Lloyd Triestino. Il Lloyd Triestino con questa nave chiudeva la sua esperienza di trasporto passeggeri. È un piccolo scoop che non me ne vorrà il mio amico Maurizio, contraddice un po' l'idea che l'ultima nave passeggeri del Lloyd sia stata il Galileo Galilei. In realtà l'ultima nave passeggeri del Lloyd Triestino è stata la motonave di Onea. E non ve la faccio vedere perché io facevo parte dell'equipaggio come piccolo di camera, non è questo il motivo. Vi faccio vedere questa immagine semplicemente perché è, secondo me, il punto più basso mai raggiunto dal Lloyd Triestino nella sua lunga esistenza. Il punto più basso nel senso che la nave aveva appunto nemmeno 500 tonnellate, e questa riproduzione vi dà l'idea anche del punto più basso raggiunto dall'ufficio stampa della compagnia. Cambiamo obiettivo e vi do un'idea di quella che invece era, facendo un salto all'indietro di veramente 180 gradi, andiamo invece al momento più prestigioso, nel periodo, per quanto breve, più importante, a mio giudizio perlomeno, vissuto dalla compagnia. Il periodo che va tutto sommato dal 1905 al 1914, un breve periodo, nemmeno 10 anni. Nemmeno 10 anni, ma sono anni fondamentali nella storia dell'arte e anche nella storia del Lloyd. Sono gli anni in cui la compagnia cresce in maniera esponenziale nei suoi servizi e nella qualità della sua offerta commerciale, ma cresce anche nella sua offerta promozionale e nella qualità delle sue proposte artistiche attraverso i mezzi di promozione. Cresce anche la qualità complessiva a livello europeo, e avvengono le rivoluzioni in cui si fanno avanti le avanguardie e tutti gli artisti che poi collaborano con le tipografie, che collaborano con le realizzazioni grafiche, si fanno tesoro di queste rivoluzioni e le immettono nei loro veicoli e nei loro messaggi pubblicitari. Iniziamo però con delle immagini un po' più antiche, che vi fanno capire un po' da dove partiva il Lloyd. Il Lloyd partiva nell'ultima decade del 1800, già con una qualità elevatissima della sua proposta pubblicitaria. Questi sono manifesti stampati a Trieste dallo stabilimento Modiano. Il Lloyd si affida alla Modiano già fin dal 1885, commissionandogli la stampa di questi grandi manifesti a colori che la Modiano era capace di realizzare attraverso i suoi impianti molto moderni, che potevano adottare la nuova tecnica cromolitografica. Ce ne sono di molto belli, questo vi dà l'idea un po' anche dello schema compositivo di questi manifesti. Venivano veicolati molti messaggi, venivano veicolati gli orari di partenza, le toccate delle navi e soprattutto i ritratti delle ultime realizzazioni navali della compagnia.
erano in un certo senso dei veicoli che univano anche una proposta figurativa, venivano appunto proposte le cartine oppure anche dei piccoli ritratti di luoghi raggiunti dalla compagnia. Questo è interessante perché è un manifesto in pessime condizioni che pubblicizza il servizio fra Trieste e Venezia. Era un servizio quotidiano che esplicava il Lloyd fin dalla fine dell'Ottocento. La cosa singolare è che questo manifesto è l'unico manifesto ancora esistente nell'archivio storico del Lloyd triestino. È l'unico, come pochissimi altri materiali che fanno riferimento alla storia precedente alla Prima Guerra Mondiale, ed è un peccato. Molte altre cose sono custodite verso l'archivio Modiano di Trieste. La Modiano è ancora attiva, è ancora operativa, un'azienda fra le più interessanti ancora a Trieste, producono carte da gioco e materiale grafico pubblicitario. Oltre ai manifesti, potete vedere queste deliziose immagini, sono dei cartoncini che riproducono o liste passeggeri oppure degli avvisi di partenza dei piroscafi, soprattutto questo molto bello che riproduce la partenza del piroscafo verso l'Egitto, verso Alessandria. Era la rotta più prestigiosa che aveva la compagnia. Trieste-Alessandria era la linea accelerata che portava i viaggiatori verso le Indie dopo il taglio dell'Istmo di Suez. E quindi era particolarmente curata anche l'offerta grafica. Tutti questi materiali sono stati disegnati in gran parte da Giuseppe Sigon, che era il responsabile artistico della Modiano all'epoca. Questo è il faro del porto di Bombay, quindi un riferimento anche all'Estremo Oriente, un riferimento alle linee più lontane della compagnia. Questo ultimo cartoncino che vediamo stampato da Modiano è in realtà una lista passeggeri di una crociera, e risale al 1901 ed è anche storicamente un documento piuttosto significativo, perché dimostra come il Lloyd austriaco fin dal 1901 organizzasse già in maniera molto matura delle crociere in Dalmazia, in questo caso, ma si stesse preparando dopo pochi anni a partire con le crociere a livello continentale. Quindi queste sono un po' le premesse di questa avventura grafica e artistica. Quelle che sono i momenti decisivi in realtà sono i momenti attorno a una data, attorno al 1905. Un anno dopo, nel 1906, fra il 1906 e il 1907, avviene un fatto molto importante. La direzione centrale del Lloyd viene trasferita a Vienna. Di conseguenza gli equilibri commerciali, gli equilibri politici in un certo senso, ma anche gli equilibri che che sottintendevano i rapporti fra l'ufficio stampa e le varie tipografie, cambiano radicalmente. Dopo il 1907 si intensifica notevolmente il rapporto fra il Lloyd, l'ufficio stampa del Lloyd, e le tipografie viennesi, e questo rapporto si intensifica man mano fino alla data fatidica del 1914. Si stampavano e si pubblicavano già alla fine dell'Ottocento materiali ovviamente in tipografie viennesi. Questa è la copertina di un opuscolo pubblicitario del 1894, stampato a Vienna, che vi dà anche l'idea di come anche i moduli artistici, i moduli figurativi della nostra Modiano fossero assolutamente in linea anche con moduli di rilevanza europea. Parlo sempre di questo, potete vedere come poi somigliano moltissimo i manifesti che avete visto con questa copertina, quindi queste vignette che ricordano i luoghi esotici che si possono raggiungere con le navi della compagnia, partendo dai simboli triestini come il castello di Miramare e dai piroscafi della compagnia. Questo è un altro interessante documento che dà anche un'idea sul tipo di innovazione non tanto grafica ma anche dal punto di vista antropologico e sociologico. Questa è una crocierista, una viaggiatrice, una donna che viaggia sola, vestita di tutto punto con un completo da viaggio, con il binocolo che si alza dalla sua chaise longue per osservare i fatti che avvengono oltre il parapetto del suo piroscafo. E anche il messaggio che viene veicolato è un messaggio abbastanza innovativo, come dire, la donna può anche viaggiare da sola, può anche vedere il mondo, può anche uscire senza essere accompagnata da uomini.
Questo è anche un manifesto stampato in Austria nel periodo molto probabilmente intorno al 1901. Vedete come si cominciano a modificare anche gli equilibri grafici, come si modifica il messaggio visivo. Un titolo molto semplice con il lettering che fa riferimento a alfabeti legati alla secessione e un'immagine centrale ancora legata in qualche modo a dei messaggi abbastanza antichi, tutti questi personaggi esotici vestiti in costumi particolari, in costumi indiani, in costumi dei paesi lontani, e il piroscafo Austria, varato da poco, ammiraglia della flotta, che fa da trait d'union, da veicolo che mette in comunicazione tutti questi luoghi. Un altro manifesto interessante, questo lo potete anche vedere esposto in mostra, appartiene a una collezione privata, è un raro manifesto del Lloyd austriaco dei primi anni del Novecento e pubblicizza un servizio particolare svolto dal Lloyd con l'Africa orientale. E vedete ritratto un piroscafo che è il Baron Kerber, però particolarmente interessante la sua livrea, è dipinto di bianco. Non capitava spesso che le navi all'epoca venissero dipinte di bianco, perché erano dei piroscafi, ovvero con i motori che venivano alimentati a carbone, quindi questo fumo nero non era proprio il massimo per le livree bianche, ma in questo caso il colore bianco era molto molto funzionale per quanto riguardava le alte temperature dei paesi toccati dalla nave. Interessante il fatto che questo manifesto è stato stampato in Svizzera, quindi dà l'idea un po' delle varie committenze che Lloyd distribuiva. Era un'azienda, ricordiamolo, di grandissima dimensione e poteva lavorare veramente con tipografie di tutta Europa. Bene, adesso arriviamo un po' più all'interno, un po' più dentro nella nostra esposizione. Abbiamo qui una serie di, vedete, la nuvola con i vari nomi, sono i nomi di artisti che hanno collaborato in maniera consistente con il Lloyd. Sono artisti che fino a questo momento nessuno nemmeno immaginava che fossero stati collaboratori di questa compagnia di navigazione triestina, che avessero realizzato bozzetti, che avessero realizzato opere d'arte per il Lloyd austriaco. E vi dico che alcuni di questi sono conosciuti e sono anche degli artisti molto importanti. Ne vedremo rapidamente, perché sarebbe materia per più di un incontro e ognuno di loro avrebbe necessità di approfondire di più. Sono artisti anche veramente, vi ripeto, importanti e significativi nel panorama europeo. Cominciamo con uno che ha un legame particolare con me, un artista che ho scoperto piano piano, lentamente, facendo delle ricerche, si chiama Leopold Alfons Mielich. A dispetto del nome, che sembrerebbe un nome delle nostre parti, in realtà è nato a Vienna nel 1863 e poi è morto a Salisburgo nel 1929. Alfons Mielich, dopo i suoi studi sia ovviamente a Vienna, ma poi anche a Parigi, a Londra e Monaco di Baviera, diventa uno dei più interessanti, più famosi pittori orientalisti viennesi. Dopo gli studi inizia subito a viaggiare e ovviamente si ferma in particolare in Egitto, realizza moltissime opere in questi luoghi e nelle sue mostre i suoi dipinti vengono acquistati dall'imperatore. Moltissimi suoi quadri sono esposti e sono conservati nei più grandi musei di Vienna e di Salisburgo. Questo è un bozzetto che lui realizza per questo bozzetto lo realizza per una copertina, ovviamente il tema, come potete vedere, è tipicamente orientalista, due arabi che si stanno, come dire, divertendo con il narghilè in una posa piuttosto rilassata. E successivamente il tema rimane legato all'Oriente e vi ho fatto, questo, non so se riuscite ad apprezzare l'accostamento che vi ho proposto. Su un lato abbiamo una copertina di un opuscolo del Lloyd che ritrae da Mielich questo arabo in posa piuttosto, anche lui, piuttosto disinvolta, ma questa figura viene tratta pari pari da un suo dipinto ad olio che potete vedere alla mia sinistra, alla vostra sinistra,
e vi dà un po' l'idea di come lavoravano anche questi artisti. Cioè, erano artisti che da una parte realizzavano quadri, facevano mostre e lavoravano in campo, così dire, alto. Dall'altra parte usavano in maniera molto disinvolta questi moduli grafici e li trasponevano semplicemente, li usavano e li utilizzavano in campo grafico. Questo è un esempio interessante. Ho trovato questo dipinto online facendo delle ricerche ed è passato recentemente all'asta in Austria. Quindi è apparso fresco fresco. Questa è un'altra realizzazione di Mielic. Sono sempre dipinti che vengono poi riutilizzati per essere riprodotti sulle copertine, per essere riprodotti su altri strumenti come potrebbero essere i cartoncini, le locandine o anche, come vedrete poi, moltissimo sulle cartoline illustrate. Questi sono in effetti due menu di bordo con le illustrazioni realizzate da Mielic, che poi con questo stesso schema, con questi tondi, probabilmente di acquarelli, realizza ancora illustrazioni alle pagine interne, come questo suonatore di tamburo arabo, oppure più vicino invece un che era ugualmente un argomento ugualmente esotico per quegli anni, un signore investito popolare dalmato all'esterno di una cittadina della Dalmazia meridionale. E poi questo giacimento di lavori di Mielic dedicati in particolare al Thalia. Il Thalia è stato più volte ritratto da questo artista in diversi modi e in diversi supporti. Questa è una locandina pubblicitaria da appendere all'esterno delle agenzie o all'interno. Invece questa è la copertina, sempre ritratto il Thalia, proprio dell'opuscolo con le partenze e il programma delle crociere del 1908. Successivamente invece sempre Thalia ritratto però su una latta smaltata, un oggetto che ogni tanto compare sul mercato antiquario, sono cose molto rare, ed è una latta che veniva posta all'esterno delle agenzie e all'esterno degli uffici turistici, ovviamente per le sue doti di impermeabilità. Questo invece, come vi dicevo, sempre Thalia dipinto da Mielic, però visto di fianco in navigazione su una cartolina illustrata. Ed è stata questa che mi ha aiutato moltissimo, perché in basso a destra c'è il suo monogramma ALM, e che mi ha indirizzato e mi ha consentito anche di attribuire tutta la paternità delle altre opere. L'ultimo oggetto, secondo me, straordinario, è custodito, l'originale custodito al Museo Albertina di Vienna. Ed è un calendario decorativo, un calendario illustrato che veniva anche questo o apposto o distribuito a qualche clientela particolarmente scelta, oppure sistemato all'interno degli uffici turistici. Un calendario che pubblicizzava i servizi del Lloyd, con questa grande immagine tratta da un dipinto. Ed è una signora sullo sfondo il Golfo di Trieste, il castello di Miramare, e in lontananza, come potete vedere, le piramidi e la Sfinge egiziana. Come dire, questo collegamento ideale fra Trieste e l'Oriente. Il secondo artista, sempre anche lui legato in maniera abbastanza importante, soprattutto per la sua produzione grafica, era un importante autore di manifesti pubblicitari, è Rudolf Carpellus, anche lui viennese e anche lui con studi importanti alle spalle. Subito dopo, però nei primi anni del Novecento, si dedica alla produzione grafica e inizia una produzione molto interessante, molto corposa, di manifesti pubblicitari. Questo manifesto per il Lloyd, un manifesto spiritoso, con due clandestine che cercano di andare a bordo, due sirene, e il primo ufficiale di guardia che sotto la luna piena le scopre e le coglie sul fatto. E il manifesto è in inglese perché i manifesti e tutto il materiale pubblicitario dell'epoca veniva presentato in diverse lingue, ovviamente, in inglese, in francese, in tedesco, in italiano e anche in cecoslovacco, perché Praga, che era una delle capitali dell'impero, era un mercato piuttosto fiorente e piuttosto importante. Anche lui realizza un calendario illustrato, bellissimo, questo è ambientato un po' dalle nostre parti, questa crocerista sbarcata dal vapore che si vede in lontananza allontanarsi, vestita di tutto punto come una vera escursionista, con il suo binocolo e sulle alture sopra Ragusa, Dubrovnik.
che si può intravedere, che si può riconoscere in basso a destra. L'altro bellissimo calendario, realizzato con una tecnica pittorica anche particolare, quasi divisionista, se potete apprezzare il mare, i riflessi della luce sull'acqua, sono resi, il dipinto deve essere, doveva essere veramente splendido. Chissà dove sono finiti poi questi, tutti questi dipinti. Anche questo calendario illustrato è del 1910, se non sbaglio. Sì, quello precedente era del 1908. Sono oggetti molto difficili da trovarsi, sono rari, alcuni sono custoditi nei musei, la gran parte sono custoditi in collezioni private. Arriviamo al terzo protagonista di questa prima serie, Hans Prinz, un grafico molto conosciuto, cavallo del Novecento, attivo soprattutto nell'editoria, nell'illustrazione editoriale, nell'illustrazione di libri, nell'illustrazione di carte. E in questa circostanza lo troviamo protagonista della copertina di questo opuscolo pubblicitario, sempre con la nostra crocierista distesa sulla chaise longue che prende il fresco vicino al mare. Lui in realtà è molto importante perché ha realizzato due serie di menu di bordo riccamente illustrati da sue opere, una che tratta di una coppia vestita con abiti del XVII secolo, del Seicento, e invece l'altra più interessante, come potete vedere anche nell'immagine successiva, con vestiti tipici delle varie regioni dell'impero. Abbiamo visto prima il Tirolo, qua abbiamo la Stiria e così via, con una specializzazione particolare per quanto riguarda proprio il discorso degli abiti. E questi menù di bordo venivano distribuiti appunto sui piroscafi filoidiani e venivano compilati a mano ogni giorno dai responsabili, dai capocuochi o dai maître della nave, e poi proposti ai passeggeri, che non erano moltissimi ovviamente perché il menù era scritto a mano, e quindi lo possiamo vedere perché molti di questi menù ancora mantengono il menù scritto all'interno del documento. Entriamo in un'altra serie di importanti artisti. Questa volta non potevo dimenticare anche i nostri artisti, gli artisti triestini. Non è che fossero solamente artisti viennesi a collaborare in questo periodo con il Lloyd austriaco. Ce n'erano alcuni di altissimo livello, nati a Trieste o triestini di elezione. Il primo che vi voglio presentare è Giuseppe Miceu. Penso che molti fra di voi lo conoscono. È un artista brillante, uno dei migliori marinisti, come si definiscono gli artisti che si concentrano e che si dedicano soprattutto ai quadri di genere marinaro, che ritraggono paesaggi o che ritraggono navi. Giuseppe Miceu, autodidatta, fin da giovane, nato nel 1873, fin da giovanissimo si dedica alla pittura in maniera spontanea e veramente con un talento straordinario, e si dedica soprattutto ai quadri di marina, e in particolare è uno dei migliori ritrattisti di navi, di vapori, di piroscafi. È uno dei migliori perché si concentra soprattutto su questo soggetto qua. Lavora moltissimo con il Lloyd, anche perché era un dipendente del Lloyd, era un impiegato del Lloyd austriaco. E il Lloyd a un certo punto si accorge di questa capacità, si accorge di questa sua bravura, e in qualche modo, all'epoca le imprese erano un po' più lungimiranti, gli fa fare quello per cui era portato e di cui era capace, e lo fa dipingere. E realizza una serie di dipinti straordinari di grandissima qualità, che vengono poi riprodotti su una serie di cartoline che ritraggono le navi, i piroscafi loidiani, in navigazione nei porti del Mediterraneo. Questo è uno, vale la pena di vederli perché sono trattati, sono quadri ad olio che vengono riprodotti su cartoline. Per fortuna i mezzi della tecnica oggi ci permettono di riprodurli degnamente e di apprezzare quelli che potevano essere i quadri originali, ci si può immaginare come fossero. La luce, questo panorama di Jaffa è straordinario, con il mare grosso,
Poi sono anche documenti storici, oltretutto immagino che una veduta come questa non sia più proponibile oggi nella città di Jaffa. O questa veduta di Corfù, ad esempio, con un piroscafo lidiano sullo sfondo, che era una delle tappe classiche dei servizi mediterranei del Lloyd. Questa è il molo, la banchina di Smirne. Anche la Turchia all'epoca era una delle destinazioni privilegiate del Lloyd. E questa bella marina con un piroscafo in navigazione in controluce, con i riflessi splendidi sulle acque, che come sanno fare i pittori triestini, è raro che non riescano a produrre delle tele di grandissima qualità. Sono maestri nel riprodurre i cambiamenti atmosferici, nel riprodurre la qualità della luce. Sono veramente, se pensiamo, non so, ai nostri Flumiani, ai nostri Grimani, che erano in un certo senso anche gli ispiratori di Giuseppe Miceo, oltre al grande Pietro Fra Giacomo. Un altro vapore loidiano, fuori, se non sbaglio, fuori Alessandria, con questa statua, e non voglio sbagliare, chiederò conferma, è questo bellissimo dipinto al chiaro della luna con questo vapore in navigazione notturna. Concludo Miceu con questa simpatica cartolina con la nostra crocerista che saluta con la lanterna allo sfondo e saluta la partenza da Trieste e i saluti dal mare aperto come vede la didascalia. E questa sarà una scoperta forse per molti di voi. Sto parlando di un pittore triestino che ha un nome ovviamente non italianissimo, si chiama Alexander Kircher, un triestino di famiglia tedesca che nasce a Trieste nel 1867. Vuole diventare ufficiale di marina, ma un problema fisico gli impedisce di fare l'accademia. E per nostra fortuna decide di iscriversi a un'altra accademia, l'Accademia d'Arte di Vienna, e diventa pittore. Ma anche lui, innamorato del mare profondamente, si dedica a questo tipo di soggetti. Io vi ho messo questa prima immagine e la riproduzione di un suo dipinto con un panorama di Trieste. La città è assolutamente piena di fumi, quella volta non c'erano tanti comitati contro la ferriera e c'è anche un treno molto ricco di vapori che sta risalendo il Ciglione Carsico. La città è una città in piena espansione ed è una cartolina illustrata che ritrae Trieste e realizzata da lui. Lui molto presto, sarebbe da raccontarvi, mi farebbe piacere raccontarvi tutta la sua vita perché è un'avventura ed è una vita assolutamente interessante e uno di quei triestini della diaspora. Ha insegnato a quello che oggi si chiama Istituto Tecnico Alessandro Volta, all'epoca era la Imperial Regia Kunstgewerbeschule ed era la scuola di arti e mestieri, come ce n'erano tante in tutto l'impero asburgico. Ha insegnato dal 1895 al 1900 e tenta in questi anni disperatamente di organizzare una grande mostra marittima, una grande mostra marinara a Trieste da realizzarsi poi dopo da essere portata a Vienna. E qua Trieste probabilmente trova veramente la città come al solito del nostro pollo, forse perché era tedesco, non so, non trova grandi appoggi e decide di andare via. Cioè, evidentemente si scontra anche là in quegli anni con una, come dire, un certo tipo di atteggiamento un po' conservatore e decide di andare via e sarà fortunato ad andare via perché diventerà il pittore ufficiale della Marina da guerra asburgica, ma non solo, ma anche della Marina da guerra prussiana. Il pittore che realizza i ritratti ufficiali di tutte le navi da guerra dei due imperi centrali. Quindi stiamo parlando di qualcosa di molto significativo e stiamo parlando di un pittore che a Trieste non si sa neanche che esista, che sia esistito, nessuno l'ha mai sentito nominare. I suoi quadri sono conservati principalmente nel Museo d'Arte di Rovigno e qualche suo dipinto a Pola e anche nelle altre cittadine istriane, mi pare che a Cittanova ce ne sia uno, molti suoi quadri sono conservati a Spalato e moltissime sue opere sono conservate in giro nei musei sia di Vienna che di Berlino. E quindi un pittore di grandissima qualità.
Collabora con il Lloyd nel 1898, fra il 98 e la sua partenza, i primi del Novecento, realizzando una serie di dipinti che ritraggono i vapori della compagnia, che vengono riprodotti su cartoline illustrate da tipografie di Vienna. Sono dipinti bellissimi, insomma, che riescono a rendere la qualità e l'importanza di questo artista. Questo è Semiramis in navigazione con un mare piuttosto agitato, e questa è un'interessante cartolina con l'incrocio di due pierosca filoidiani che si salutano. Questo è sempre Semiramis alla rada di Alessandria. E un'altra serie interessantissima di cartoline Kircher le realizza sempre dedicata al Thalia, che all'epoca era un catalizzatore di pubblicità, era un servizio nuovo, era la prima nave da crociera in Europa, di conseguenza era un servizio che doveva essere conosciuto e anche in parte rispondo alla domanda dell'assessore. Il Lloyd si rappresentava soprattutto perché c'era un bisogno oggettivo di rappresentarsi. La rappresentazione era fondamentale, perché all'epoca non c'erano la televisione, non c'erano i media che abbiamo oggi, non c'erano i telefoni, non c'era il modo di trasmettere le immagini. Le immagini venivano trasmesse solamente dal punto di vista grafico, cioè si stampavano i manifesti e si distribuivano sui muri delle città. Era il mezzo di comunicazione più usato e più efficace dell'epoca, quindi chi meglio riusciva a rappresentarsi meglio riusciva a catturare clientela e quindi ad avere passeggeri e ad avere lavoro. Queste cartoline pubblicizzano in effetti i luoghi toccati dal piroscafo Thalia nelle sue crociere estive. Crociere che si svolgevano nei mari del nord, crociere che si svolgevano nel mar Baltico, in luoghi, nei fiordi norvegesi, luoghi di assoluta eccellenza dal punto di vista ambientale. Potete immaginare ai primi del Novecento che cosa doveva essere la natura di quei luoghi, incontaminata. Questa è la prima nave da crociera che incrociava su quei mari. Quindi vi lascio con queste immagini di Kircher nei mari del nord. Un altro triestino, anche se non nato a Trieste, ma triestino di elezione, perché ha lavorato moltissimi anni a Trieste, di famiglia austro-svizzera, era Henry Heusser, nato a Pola, anche lui appassionato di mare, appassionato di quadri che ritraevano le navi, diventa anche lui ben presto un marinista straordinario. E questa che vi propongo, la prima immagine, è un dipinto che ritrae la rada del porto di Trieste. Vedete sullo sfondo Palazzo Carciotti e la rada ricca di ancoraggi, ci sono velieri, ci sono piroscafi e in primo piano una piccola scialuppa. Questa è anche una simpatica, importante secondo me, dal mio punto di vista, cartolina. Perché? Perché oltre a ritrarre Thalia in rada Venezia, sempre tratto da un dipinto ad olio di Henry Heusser, è una cartolina che lui stesso spedisce a un amico e la firma vicino alla sua firma. C'è il quadro con la firma originale e lui ci scrive sopra la sua firma identica a quella data del 1914. Disegna una piccola gondola e dice siamo noi in gondola e manda la cartolina e la spedisce. Un documento assolutamente interessante, in collezione privata ed esposto alla mostra. E questo è un celebre dipinto che viene riprodotto tantissimo e ha una storia anche questa un po' particolare, e del 1912 pubblicizza i servizi più prestigiosi del Lloyd. Li vedrete poi esposti nella mostra nel capitolo che riguarda la coppia dei piroscafi Wien e Eluan, destinati al collegamento dal Lloyd fra Trieste e Alessandria d'Egitto. Era il collegamento più prestigioso. Questo dipinto ritrae appunto il Wien in navigazione che entra nella rada di Alessandria, circondato da imbarcazioni tipiche egiziane, ma quello che è interessante è che lo stesso dipinto che voi vedete adesso con la bandiera, con la nave, con la bandiera austro-ungarica, verrà riutilizzato subito dopo la guerra con un piccolo ritocco, si cambia la bandiera e si continua ad usare questa bellissima immagine anche dopo la guerra, quando Trieste diventa italiana. Heusser realizza anche nel 1911, come vedremo subito dopo, le illustrazioni interne di un volume straordinario che viene pubblicato a Trieste in occasione del 75° anniversario della fondazione della compagnia.
L'illustrazione a destra è stata fatta apposta per il volume da Heuser, appunto nel 1911, e invece l'illustrazione a sinistra è la stessa immagine riutilizzata per una copertina di un opuscolo pubblicitario del 1914 per il Thalia. Andiamo avanti. Questa è una delle altre illustrazioni, le pagine interne, il palazzo sociale, la sede del Lloyd in Piazza Unità, ancora con il giardino, con un'enorme bandiera che sventola sulla cima del palazzo. E l'ultima immagine di Heuser, che vi dà l'idea anche della sua qualità artistica, della sua qualità di pittore, questa copertina di opuscolo pubblicitario, sempre con un piroscafo in primo piano. Entriamo nell'ultimo capitolo. Cerco di essere rapido, ripeto, ci sono molti, molti temi, c'è molto materiale e cerco di darvi la maggior parte delle informazioni possibili. E mi pareva giusto citare un artista che anche lui ha avuto relazioni con le nostre terre, pur essendo uno dei maggiori esponenti della secessione viennese, Josef Maria Aukenthaler. È stato oggetto di una mostra importante a Gorizia qualche anno fa e anche lui ha realizzato un bozzetto per un manifesto per il Lloyd austriaco. Vi do un'idea di che artista stiamo parlando con questi due manifesti che lui ha realizzato nei primi anni del Novecento, uno addirittura proprio per pubblicizzare una mostra della secessione viennese, quello sulla destra, l'altro per una grande esposizione di pesca. Sono manifesti modernissimi del 1901-1902, che danno l'idea anche della sua qualità e della sua modernità dal punto di vista pittorico. Ecco, questa è una delle pagine interne, il frontespizio, del volume di cui vi parlavo. È un volume commissionato e stampato nella tipografia sociale del Lloyd austriaco nel 1911, soltanto che l'incarico di realizzare il progetto grafico, di realizzare il progetto del libro, è stato dato dalla compagnia a Remigius Geiling, un bravissimo e conosciuto artista viennese, specializzato nella grafica editoriale. Due anni prima realizza un importante volume illustrato sul Gran Ballo della città di Vienna, con centinaia di illustrazioni, e un volume che oggi sul mercato antiquario si vende a qualche migliaio di euro, è un volume prezioso. Il nostro volume triestino di due anni dopo. Questa è la pagina del frontespizio con i titoli. Notate la qualità poi dei decori, la qualità dell'impaginazione. Naturalmente il formato è quadrangolare, come si usava, come era sempre proposto dalla secessione viennese, che era un formato che era privilegiato dagli artisti della secessione. E questa invece è la copertina del volume nell'edizione di lusso. Dorato, qua potete apprezzare veramente la straordinaria qualità grafica del nostro artista. È un volume che secondo me, arricchito dalle illustrazioni di Heuser alle pagine interne e dai fregi che lo accompagnano in tutta la sua, e dalle fotografie e dalla ricchezza dell'apparato decorativo, penso che sia uno dei volumi più importanti e significativi nel campo dell'editoria triestina del primo Novecento. Andrebbe esposto come un talismano, come un'ostia, ho fatto conoscere nelle mostre internazionali. È rimasto fino adesso, per fortuna, custodito nei depositi del Museo del Mare ed è uno dei reperti più importanti, secondo me, insomma, a mio giudizio, che ci siano in quella raccolta. Ecco, questo è un altro esempio di un'opera di Geiling, è un suo manifesto, nasce come manifesto ma poi viene utilizzato anche come illustrazione per gli opuscoli, come cartolina, e come si usava a fare in quegli anni e anche dopo, perché anche dopo si continua ad usare le immagini, come potrete vedere, immagini di Dudovic che vengono usate come copertine o come manifesti o come cartoline. Era una prassi comune che ha le sue origini già nel passato. Questo è un manifesto che pubblicizza appunto i servizi in modo piuttosto allegorico, in questa unione fra il centro Europa e l'Egitto, unite dal Thalia, con questo bel lettering in lingua cecoslovacca, perché all'epoca era una delle lingue predominanti nell'impero asburgico. E qua arriviamo un po' a quello che, anche se siete forse un po' stanchi, quella che è un po' il clou, la parte più interessante forse di questo nostro incontro. Quello che vedete è un ingrandimento fotografico di una vetrina di un ufficio passeggeri
a Carlsbad nel 1909-1910, esattamente la data non saprei dirvela. Solo che l'ufficio, diciamo, le vetrine attigue che erano collegate facevano parte di un unico foro commerciale grande, e da una parte c'era l'ufficio passeggeri del Lloyd, dall'altra parte c'era il negozio delle Wiener Werkstätte. Quindi è una foto che dimostra in maniera inequivocabile che fra il Lloyd austriaco e Wiener Werkstätte c'era un accordo commerciale. A Carlsbad, che era, come potrebbe essere, non so, la Montecatini Terme italiana, era un luogo dove si trovava la borghesia austro-ungarica a fare i bagni, insomma, le acque minerali, c'era questo punto importante. E ancora più importante, in questa vetrina e nell'ingrandimento si può notare, è esposto un manifesto. Un manifesto di cui abbiamo solo questa riproduzione fotografica, e questo manifesto è stato realizzato da Rudolf Kaulbach. Rudolf Kaulbach è uno degli artisti, possiamo considerarlo triestino perché viveva a Trieste, pur avendo studiato a Vienna e pur essendo viennese di nascita, ma si era sposato qua a Trieste e ha vissuto lunghi anni qua con noi, e si era innamorato del porto, si era innamorato delle navi, si era innamorato del mare. È stato uno degli artisti più importanti, ripeto, attivi in città nel primo Novecento. Realizza nel 1906 una serie eccezionale di xilografie che ritraggono il porto di Trieste, in una delle rappresentazioni forse più belle. È stata dedicata a Kaulbach tanti anni fa una piccola mostra nella stazione marittima, però non so, mi dispiace di non ricordare l'anno esatto, ma saranno forse 3 o 4 anni che a Vienna gli ha dedicato una mostra monografica, e il Leopold Museum ha organizzato una grande mostra su quest'artista. Questo manifesto non sappiamo se esista, se ce ne sia una copia, abbiamo solo questa fotografia, ma non ha fatto solamente questo manifesto, ne ha fatti 2 e li ha esposti a un'importante mostra di grafica pubblicitaria a Vienna nel 1906. Abbiamo un altro esempio di collaborazione, realizza questo chiudilettera, sempre firmato da Rudolf Kaulbach, sempre dedicato a Lloyd Triestino, anche qua vedete con una chiara impronta secession, con una qualità grafica estremamente innovativa e moderna per quegli anni. E qua veniamo a un punto veramente interessante. Nel 1908, fra il 7 e l'8, il Lloyd austriaco bandisce un concorso per artisti che devono portare i progetti per un mazzo di carte da gioco e tarocchi. Questo concorso viene vinto da Arjo Orel, potete poi ammirare in mostra i bozzetti originali, non tutti ovviamente, ce ne sono 6 di grandissima qualità in mostra, con però tutte le carte che vi danno l'idea quanti bozzetti sono stati realizzati, le carte originali dell'epoca. Vince Arjo Orel, ma partecipa anche Rudolf Kaulbach. Questi sono i suoi bozzetti che lui presenta alla commissione giudicatrice del Lloyd austriaco. Come potete vedere, penso che se ci fosse una commissione anche oggi rimarrebbe abbastanza stupita. A Trieste, diciamo, non siamo abituati a questo tipo di espressioni artistiche. Sono, per essere 1907-1908, è arte moderna. Siamo in una dimensione assolutamente d'avanguardia, la qualità grafica è eccezionale, e c'è da stupirsi di come Kaulbach abbia avuto, come dire, l'ardire di presentare questo tipo di opere a Trieste. Per fortuna esistono ancora, erano esposte in mostra, erano fra i pezzi forti dell'esposizione e sono custoditi in una importante collezione privata in Austria. Questi sono anche altri bozzetti per le carte da gioco, con i piroscafi lloydiani, come dire, disegnati, riprodotti e con taglio assolutamente innovativo e veramente decorativo. Ecco, e qua concludo con questi riflessi dorati, con questo scintillio. Questo è un oggetto ormai mitico, io lo rincorro sulla rete, viene battuto in asta a cifre piuttosto importanti, è uno specchio decorativo del Lloyd austriaco realizzato dalla Wiener Werkstätte e su disegno di Josef Hoffmann.
Josef Hofmann è stato uno dei più importanti architetti d'Europa e uno dei più importanti disegnatori di oggetti d'arte decorativa del continente. Collaboratore e fondatore lui stesso della Wiener Werkstätte, questo straordinario organismo che produceva oggetti d'arte, che produceva vetri, ceramiche, che produceva oggetti in pelle, che produceva soprammobili, che produceva vasi, e realizza questo specchio decorativo. Destinato, immagino, a qualche agenzia di grande importanza nel centro di Vienna o di Praga. E ottone lucidato che dà un effetto dorato. Sullo specchio, come potete vedere, sono scolpite, sono incise le destinazioni principali delle navi del Lloyd. Un oggetto che, vi dico subito, è stato battuto all'inizio, nei primi anni 90, all'asta qua a Trieste. È stato ribattuto qualche anno dopo con un prezzo raddoppiato e poi dopo è sparito ed è arrivato probabilmente a Sotheby's o a Christie's e è andato a finire in qualche collezione importante. Cosa che è successa anche per questo piccolo oggetto, piccolo ma molto importante, è una specie di vuota tasche, sempre in ottone, che lucidato ha un effetto come un effetto dorato. È un piccolo oggetto che ho trovato esposto in un antiquario a Vienna. Da una parte c'è il logo con la scritta Osterrische Lloyd Trieste, dall'altra parte un piroscafo in bassorilievo. Un oggetto delizioso, anche quello col monogramma di Josef Hofmann, disegnato da Hofmann e prodotto dalle Wiener Werkstätte. E questo gallerista viennese mi ha chiesto solamente 7.000 euro, ma io in quel momento non avevo la disponibilità, ho detto, casomai ne riparliamo. Per fortuna abbiamo le immagini, insomma. Ecco, questi sono gli oggetti che potrebbero essere esposti nelle grandi mostre d'arte decorativa a rappresentare la nostra città. Sono oggetti che fino a oggi non erano conosciuti e che nessuno sapeva nemmeno che esistessero. Il mio auspicio è che queste cose siano sempre più conosciute e che siano sempre più viste e che possiamo poi un domani averle anche qua a Trieste e comunque avere un museo del mare che possa esprimere in maniera più degna la grande ricchezza di questa eredità che abbiamo ricevuto. Grazie. Beh, insomma,